primo disco da leader. Diciamo che con Daniele Tittarelli la collaborazione veramente esiste da non so, più di 10 anni, tantissimo tempo. Da un po' di tempo insieme e così sperimentiamo diverse situazioni, facciamo degli ascolti anche insieme, magari ci piacciono gli stessi musicisti, poi gli stessi dischi. Pietro Ciancallini è un bassista, insomma, formidabile. Allora, le caratteristiche di modernità di questo quartetto sono innanzitutto riscontrabili nel suono di Marco Di Marco, la batteria. Nei suoni, sì, nella sensibilità proprio che esprime lo strumento, quindi il ruolo della batteria è molto importante su un gruppo, cioè tradizionale, moderno, antiquato, antico, obsoleto, oppure si vede spesso proprio dal sound della batteria. E poi sì, il fraseggio dei solisti è a cavallo tra tradizione, comunque post-bop, quindi parliamo insomma già epoche post anni 60, e però cose anche attuali, moderne, quindi cioè dallo stile dei musicisti fondamentalmente e dal sound degli strumenti, dal sound proprio del basso, della batteria. Francesco Lento abbiamo iniziato a suonare circa 3 anni fa, ma ci siamo trovati da subito e quindi vale come i 10 di Daniele. Sono abbastanza complessi, insomma, appunto, soprattutto per i cambi di tempo, sono tutti dispari, però insomma appunto c'è stato uno studio dietro anche solo col metronomo, certo. Affrontare i pezzi, i tempi in diversi modi, molto interessante per me, soprattutto sono proprio nuovo a questa esperienza, insomma. Lo sai il titolo? Lo sai il titolo?